Presidente, qual è lo stato del sistema produttivo italiano dopo la lunga crisi? I dati del PIL del 2016 mettono in luce una crescita, una ripresa del 0,9 nel 2016, ancora insufficiente rispetto a quella registrata dai maggiori paesi europei, in primis la Germania e il Regno Unito. E tuttavia è un dato positivo, specialmente per l'industria manifatturiera, mentre i servizi mostrano un dinamismo inferiore e ancora negativo l'apporto invece del settore delle costruzioni e quest'anno negativo anche quello dell'agricoltura. Quest'anno il rapporto presenta molte novità, offre più informazioni ma anche più chiavi di lettura. Ciò a che cosa è dovuto? L'Istituto ha valorizzato ancor più l'integrazione del registro statistico delle imprese, il frame SBS, con altri registri tematici sul sistema produttivo italiano. E c'è una maggiore consapevolezza dell'importanza di analisi in profondità e della ricerca per comprendere i fenomeni e le loro interconnessioni in questa fase in cui c'è grande eterogeneità nella società italiana e nel sistema produttivo. Quindi abbiamo spinto fortemente su questa analisi e ricerca, anche perché l'Istat dal 2016 fa parte del perimetro degli enti di ricerca, quindi c'è una consapevolezza dell'importanza di sviluppare anche una ricerca metodologica e tematica.